Eccoci qui amici di Svapo Family, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire questo Ultra Mod by Vape8. Eccoci qui ragazzi, andiamo adesso a vedere la nostra mod, Ultron Mod by Vape8, Made in Italy, logo Ultron, bandiere Made in Italy, Italia, grande. Andiamo adesso a vedere all'interno cosa c'è, eccoci qui, che spettacolo. Abbiamo due coil, perché comunque Michael Ace sa che io non so rigenerare, quindi mi ha mandato due coil con due adesivi Vape8. Eccolo qui, grande, il nostro Ultron Mod, che spettacolo. Mettiamo qui, vediamo all'interno cosa c'è. E qui questo sarà sicuramente l'Ultron Cup. Eccolo qui, Ultron Cup, grandissimo, in pandan con il tubo. E qui abbiamo il certificato Ultron Mod Vape8, mod meccanica made in Italy, realizzata artigianalmente in soli 22 esemplari, seriale VIP. Grazie Michael Ace, grande. Andiamo adesso a sistemare un po' qui e vediamo la nostra mod. Che spettacolo ragazzi, veramente molto molto bella, curata nei minimi dettagli, esteticamente nessuna imperfezione, scritta Ultron, logo Ultron, Vape8, grande, grazie Michael Ace. Andiamo a vedere il tastino, eccolo qui, la vera novità è questa, il tastino fatto con pin in oro bianco, isolatore con materiale ignifugo, e ora vi spiegherò anche il perché. Internamente abbiamo delle filettature molto pulite, abbiamo in fondo lì, che voi non riuscite a vedere, uno scavetto anticorto, un tubo che comunque ha un peso diciamo nella norma, bello, come dice Michael Ace, come sarà scritto anche sulla scatola, un tubo costruito artigianalmente. Veramente molto bello, logo Ultron. Abbiamo 5 punti qui, che sembra quasi un timone, vedete dall'alto? Sembra quasi un timone, veramente molto bello. Complimenti, veramente una cosa eccezionale. Tasto a molla, molto morbido. Beh ragazzi, ora vi spiego anche adesso, vedete, sulla mod non ci sono fori di sfiato, quindi in caso di cortocircuito la batteria rilascia dei gas, questi gas creano una pressione interna, questa pressione interna fa esplodere questo tastino. In questo modo, come queste filettature sono fatte di questo materiale ignifico, quindi nel momento in cui i gas applicano la pressione tende a spaccare queste filettature, quindi all'estrazione di questo tasto le filettature si spaccano. Poi voi contattate il grande Michael Ace e lui ve ne manda un altro. Ragazzi, questa mod è veramente eccezionale, molto bella, linee molto pulite, fatta veramente molto bella, molto bene, scusate. Andiamo adesso ad inserire il mio gun brass e vediamo col capo come sta. Che spettacolo, mamma mia, veramente molto bella questa mod ragazzi. Complimenti miei colleghi. Beh ragazzi, io sono curioso di provarla, andiamola a provare ed infine andremo a recensire questo prodotto. Eh sì, signori, spinge bene.
Allora ragazzi, dopo aver visto il nostro Ultron Mod da vicino, andiamo adesso a recensirlo. Avete visto la spinta? È spaventosa, un tubo fatto in Italia, un tubo made in Italy, interamente costruito a mano, un tubo fatto artigianalmente, una cosa eccezionale, veramente, veramente molto molto bello. Per quanto riguarda l'estetica, un'estetica pulita, delle linee veramente eccezionali, molto bello per quanto riguarda l'estetica, lo ribadisco perché piace veramente tanto tanto tanto. Beh ragazzi, parliamo adesso della funzione, parliamo comunque di un tubo in ottone navale, un ottone che a mio parere è un po' particolare dagli altri, perché comunque ho altri tubi in ottone, ma questo ottone qui si ossida meno rispetto agli altri. Questo non lo so perché, dovrò chiederlo al modder. Per quanto riguarda la funzione, abbiamo un tasto diciamo un po' particolare, ora vi faccio vedere. Abbiamo un tasto, vedete qui, di un materiale ignifugo con un pin in oro bianco, placcato oro bianco. Ora vi spiegherò anche il perché di questo tasto, di questo materiale, diciamo così, plasticoso. Come vedete, il tubo non ha fori di sfiato, quindi in caso di cortocircuito non è che siamo fregati. Ora vi spiego il perché. Questo tasto, fatto in questo materiale ignifugo, nel momento in cui si liberano i gas della batteria, quindi si crea una pressione sottostante al tasto, questo tasto qui fuoriesce in modo molto semplice, poiché comunque i gas di sfiato della batteria tendono a spaccare le filettature di questo dadino di color rosso. Quindi, diciamo una cosa molto semplice. In caso di sfiato, queste filettature qui tendono a spaccarsi e quindi fuoriesce il tasto. Poi contattate Michael Ace e vi fate mandare un nuovo isolatore. Ragazzi, detto ciò, il tubo eroga veramente molto bene. Il capo già l'abbiamo recensito. Metterò il link in descrizione, andate a vedere anche la recensione del capo, che è veramente una cosa eccezionale. Solo 22 esemplari in tutto il mondo, di cui questo qui, che non ha seriale, ma è un'edizione VIP, che comunque rientra nei 22 esemplari. Raga, il tubo esteticamente è uno spettacolo, un peso comunque, diciamo, non troppo pesante e non troppo leggero. Secondo me, un ottimo compromesso per un tubo meccanico. I materiali sono veramente di alta qualità, la spinta del tubo è esagerata, come diciamo noi a Napoli. Una cosa eccezionale, mi piace veramente tantissimo questo tubo qui, anche perché io sono molto esteta, quindi avere un tubo abbinato con cap e mod è una cosa eccezionale. Vabbè, detto ciò, io con l'Ultron Mod vi saluto, sembra che ho detto tutto su questo tubo. Da vicino ve l'ho fatto vedere, quindi siamo a posto. Detto ciò, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti belli! Beh ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale Svavo Family Channel, al gruppo Facebook Svavo Family Group, lasciate un like alla pagina Svavo Family Page, iscrivetevi su Instagram Svavo Family Official. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like alla pagina Vpace, iscrivetevi al gruppo Vpace che lascerò qui sotto in descrizione. Ciao a tutti belli!